Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sì, io di nuovo la mia corona. Ho sempre la mia sciarpina, quindi vuol dire che la mia cervicalgia non è ancora totalmente guarita. Ma che caldo. Per fortuna c'ho i ventilatori. Cioè, nel senso sono coperta perché prima faceva freddo, solo che mi sono fatto un altro video. Ho il faro puntato addosso perché sì, la luce è migliorata perché adesso ho questo qua, ve lo mostro. Questo è quello che io ho in faccia, non rende bene, ma ce l'ho sempre in faccia. Così mi potete vedere in tutto il mio splendore, insomma, più o meno. Allora, ce la possiamo fare. Comunque, ok. Siamo qui riuniti. No, cazzo. Allora, questo video, ultimamente non ho tantissime idee per i video perché ho poco tempo, ho tante cose da fare, quindi volevo farvi un video aggiornamento. Semplicemente, ecco. Proprio perché ho pensato faccio un video acquisti, però ultimamente vi ho fatto vedere solo video di cosa ho ricevuto per il compleanno. Farvi vedere altri acquisti penso che mi spari, mi avesse sparato, anche perché arriveranno anche degli unboxing, quindi. Farvi un video aggiornamento, allora, parliamo un po'. Io non li chiamo video chiacchiericci perché mi stanno sul culo come nome, quindi li chiamo video aggiornamenti. Allora, aggiornamento. Allora, adesso questo video è stato girato. Sta per essere girato. Ok, l'orologio è impazzito con l'orario, ma ancora la data non è giusta, è il 5 giugno 2020. Così chi lo sa, sapete anche in che anno siamo. Aggiornamento, allora, questo mese sono piena, 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 piena di roba. Ho avuto ieri il compleanno di un'amica. Cioè, non è che il compleanno vero non l'ha fatto ieri, ma l'ha fatto praticamente il 4, il giorno prima. Quindi abbiamo festeggiato comunque. Oggi non è 5-6. Bene, sono rincoglionita allora. Ritorniamo indietro. Oggi è 6. Il mio orologio allora è spastico. Sì. Mi dice che è il 6 maggio. Bene, Sara. Non so se è rincoglionita. Comunque, guarda dal calendario, oggi è 6 giugno. È 6 giugno e abbiamo festeggiato appunto ieri. Il suo compleanno è stato il giorno precedente. È venuto a festeggiare un po' la buona maniera. La mia amica fa. C'ho 30 anni e ancora auguri Sara. Mi dispiace purtroppo non averti potuto fare di più di quello che avrei voluto, perché comunque 30 anni per secondo me sono importanti purtroppo, però nelle condizioni in cui siamo adesso purtroppo non si possono fare grandi cose. Tra l'altro c'ho tutti i compleanni di cifre tonde, non tutti però la maggior parte sì. Quindi diciamo che questo mese mi sta maluccio. Infatti a giugno allora sono andata alla motorizzazione civile. E mi hanno fissato l'esame, che non dirò la data precisa, ma comunque tanto è in questo mese. Quindi tanto se dico non dico la data non è che ormai la scaramanzia è finita, voglio prendere questa cazzo di patente e basta. Quindi dovrò anche studiare per l'esame, come una fosse nata. Quindi c'ho anche da studiarmi, perché devo, io sì non ho ancora la patente, devo studiarmi la teoria, la parte più complicata della mia vita. Speriamo di passarla, incrociamo tutte le dita, ce la potrò fare. Poi, oltre al compleanno di Sara, stasera andiamo fuori a cena, dove praticamente vedrò di nuovo le mie amiche dopo 40 anni, finalmente andiamo a mangiare sushi. Diciamo che più o meno recupero anche il compleanno che non ho mai festeggiato con Veronica e vedo anche le altre mie amiche. Poi mi organizzerò per vedere anche altre mie amiche, facciamo a scaglioni perché purtroppo non possiamo fare aggregazione, quindi le faccio a scaglioni. Poi. Allora, altri appuntamenti vari, vabbè, per la cura di me stessa, estetista e queste cose qua. Sono stata già dall'estetista, come potete vedere dalle mani, che non le faccio io così belle. Le fate la mia estetista, che è già complicato andare appunto dall'estetista. Per fortuna ho avuto il regalo appunto di compleanno, quindi ho potuto sistemarmi almeno un minimo. Adesso io ho il 10 di giugno, ho un altro appuntamento perché purtroppo c'è tantissima gente, ci sono tanti problemi. Quindi avrò un altro appuntamento. Mentre invece purtroppo, no, purtroppo vabbè, il 13 giugno sarà come mio padre che fa 60 anni, altra cifra tonda e dobbiamo organizzare tutto. Dobbiamo organizzare tante cose, non sappiamo ancora dove lo facciamo, appunto perché in famiglia siamo in tanti e quindi già che facciamo solo io con mio padre e mia sorella, i miei zii già solo uno dei miei zii, siamo già in troppi, quindi dobbiamo cercare di inventarci qualcosa. Peccato perché comunque 60 anni sono importanti, però comunque vedremo di organizzarci. Purtroppo quest'anno è andata così. Poi, dopo il compleanno di mio padre, c'ho l'anniversario con il mio ragazzo. Sì, amore, facciamo 2 anni quest'anno. Abbiamo già più o meno, visto che siamo solo io e lui, già la cosa è più facile. Il problema sono
Monades, perché vanno, volano come le farfalline, anzi non come le farfalline, come le foglie al vento d'autunno. E qui dobbiamo organizzarci un po' perché siamo in bolletta. Infatti siamo messi male. Tra l'altro, purtroppo lavoro ce n'è proprio poco, 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 cioè non c'è un cazzo, e diciamolo platealmente. Quindi sto cercando in tutti i modi di cercare qualcosina, ma purtroppo stanno riducendo il personale posto che assumerlo per via di questo problema. Mamma, secondo me, fare la spacciatrice di salviette disinfettanti con la mucchina. Pensavo di fare quello. Fare dei pacchettini con la mascherina, i guanti, le salviettine, la mucchina e venderli abusivamente. Non scherzo. In qualche modo, cioè, vedremo. Non farò assolutamente la Glovers, poi vi racconterò in un altro video il perché. Ci avevo pensato, ma ho uno paura della bici, due ho avuto dei problemi con Globo. Comunque, altro aggiornamento, appunto, fate come mio padre, c'è pure appunto l'anniversario con mia ragazza, devo fargli anche il regalo. Saranno cazzi. Cioè. E poi appunto devo studiare per la patente, che è la cosa più importante. E però devo fare altre cose che ovviamente non vi dirò adesso, vi dirò più avanti perché è un discorso molto lungo. Quindi ci tengo poi a farlo in una maniera più accurata. Comunque ho tante cose. Devo anche vedermi con la mia amica che purtroppo da tanto tempo che non la sento. Perché ho deciso di riniziare a fare attività sportiva insieme perché tutte e due abbiamo un problema che siamo ingrassate in quarantena. E lei si è presa veramente a male per il fatto di essere aumentata di peso. E quindi volevo aiutarla, adesso momentaneamente è sparita di nuovo. Ci sono alcune amiche che vanno e vengono, spariscono. Però io sono dell'opinione che un po' sto iniziando a vederla come mia sorella, stranamente. Nel senso che comunque alcune. Cioè, ovviamente io a me fa piacere sentire le persone tutti i giorni. Nel senso che mi fa piacere, non tutti i giorni, è un obbligo, eh. Deve essere un piacere. Scusami se mi lavo la faccia, ma sto sudando. Cioè, mi fa piacere, scusami, la mia finezza. Devo anche svuotare il cestino. Cioè, a me piace sentire le persone tutti i giorni. Cioè, con il mio ragazzo è un rapporto diverso. Magari con alcune mie amiche mi fa piacere il fatto che ci sentiamo spesso. Però dipende secondo me, dall'amica che uno ha. Tipo io con Sara la gnocca, la chiamo così perché ho due Sare. Ci sentiamo, non dico tutti i giorni, ma quasi. Penso che tutti i giorni. A volte parliamo anche al telefono per tanto tempo. Io ho tante amiche con cui parlo molto al telefono, non ho problemi. Ci messaggiamo spesso, ci mandiamo le foto, ci tagghiamo anche su Instagram. Magari con altre amiche magari capita che ci veniamo in mente in quel momento e ci sentiamo. Se no a volte organizziamo per altre cose, magari con altri miei amici organizzo i quiz. Adesso anche su Instagram per renderli un po' più contenti perché so che gli piace fare i quiz. E boh, però ovviamente non ho la frequenza di sentirli come magari ce l'ho con un'altra persona. Io non credo più nella migliore amicizia, non perché. Per cattiveria, ma perché purtroppo ne ho avuto tante delusioni nella vita, più in amicizia che in amore. In amore solo una grande bella, bella tosta, però era aspettata. In amicizia no, non era aspettata e ci sono rimasta veramente male. Negli anni ho avuto tante tante mazzate, anche da persone che comunque ho dato tutto, perché comunque sia in amore che in amicizia io se sono la tua migliore amica ti do tutto. E sinceramente mi è finita sempre male, mi è finita sfortunatamente. Magari per colpa mia, magari per colpa dell'altra persona, secondo me la colpa è sempre di tutte e due le persone, non è mai solo di una persona sola. E quindi io penso di non essere adatta a fare la migliore amica, perché sono una persona molto versatile, nel senso che voglio uscire con più persone. Per me è come dare a una persona più importanza che ad un'altra. Cioè, per me puoi essere una carissima amica, però non sarai mai la mia migliore amica, perché secondo me l'unico migliore amico che ho mai avuto è un ragazzo. Quindi secondo me l'esclusiva non ce l'ha mai nessuno. Nel senso che io, se non ho mica bisogno, magari metto da parte anche il mio ragazzo, non è un problema. Come se mia sorella ha bisogno, io metto da parte una mia amica per mia sorella. O metto da parte il mio ragazzo per mia sorella, metto da parte le amiche per il mio ragazzo se ha bisogno. Cioè, io sono versatile. Se una persona ha bisogno, io metto da parte, magari, ovviamente se lo merita, dipende anche dall'amica. Perché per amicizia intendo persone che da tanto tempo sento, da tanto tempo frequento, non intendo la persona che ho conosciuto dopo 2 secondi, o la persona che mi scrive una volta ogni morte di papa. Dipende anche dall'amicizia. Se l'amicizia ce l'ho da 15 anni, ci sentiamo ogni tanto, per me quella è ancora amicizia. Anche se un po' così, diciamola così. Se però alcune persone, secondo me, dopo tanti anni si continuano a sentire, secondo me resta comunque amicizia.
Se avete visto i video fino alla fine, avete sopportato, mettete hashtag amicizia, che non c'entra un cazzo con il video dell'inizio, però siamo andati a sfociare su questo argomento. Era un aggiornamento su un po' di tutto. Vi torno aggiornato sul resto, però non posso fare live, che era la cosa più importante che dovevo dire all'inizio video, ma lo dirò alla fine. Però lo ripeto sempre, sempre, sempre. Magari quando uscirà questo video avrò già fatto delle live, spero di sì, se no sapete perché. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.